Santissimo, Monsignor Marco Sprizzi, il parroco, padre Lidio Tomassi, per questa toccante e bellissima cerimonia per il 4 novembre. Mi hanno toccato in particolare le parole dell'omelia che hanno sottolineato il valore di questa celebrazione dal punto di vista del significato che ha la perdita della vita umana per dei valori alti, per la difesa della patria e per il senso della pace e della sicurezza nel mondo. Questi valori alti sono valori pienamente condivisi non soltanto da coloro che portano avanti queste operazioni di pace, così come coloro che hanno combattuto la prima e la seconda guerra mondiale ed altri conflitti, ma sono valori condivisi fortemente dalle famiglie, dalle famiglie dei caduti, dei nostri caduti. Mi è toccato ripetute volte sentire dalle autorità più alte del nostro paese il senso della grande dignità, ma anche della grande partecipazione nei valori dei familiari che condividono coloro che condividono i valori di coloro che si sono recati al fronte e che hanno appunto portato al sacrificio della loro vita il loro impegno per il paese, il loro impegno per la società e per l'uomo. Ecco, io credo che le cose che ha detto Monsignor Sprizzi si collegano perfettamente a questa partecipazione delle famiglie al valore di sacrificio del soldato e del combattente. Celebrare una Santa Messa dedicata alla festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale è quindi particolarmente significativo. Nelle considerazioni riservate al 4 novembre, il signor Presidente della Repubblica si è soffermato molto sullo spirito unitario che deve motivare questa ricorrenza, soprattutto perché quest'anno si celebra il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Il Presidente Napolitano e il Ministro La Russa hanno sottolineato il grandissimo sacrificio che l'unità nazionale, sinonimo stesso della nostra libertà e della nostra democrazia, ha comportato per tutte le nostre forze armate. Il Capo dello Stato e il Ministro della Difesa hanno ricordato gli impegni ardui che abbiamo dinanzi a noi. Impegni per garantire la sicurezza del Paese, dei cittadini e degli alleati. Impegni per sostenere un'alleanza atlantica chiamata ad assolvere compiti sempre più avanzati, geograficamente come in Afghanistan, politicamente nel contribuire a rimuovere le cause del terrorismo, tecnologicamente nel proteggere le nostre società dalla sfida delle armi di distruzione di massa e dalle insidie addirittura nuove della guerra cibernetica. Questo luogo di raccoglimento, questa chiesa, suggerisce quindi una riflessione sul valore profondo che, a mio giudizio, caratterizza il 4 novembre e che si riunisce al senso della Santa Messa di oggi. Si tratta del valore della responsabilità. Il 4 novembre deve essere per noi anzitutto responsabilità della memoria. 650.000 nostri fratelli in armi hanno dato la loro vita dal 15 al 18 per completare quel duro cammino verso la libertà e l'unità che i loro predecessori avevano così fortemente voluto attraverso tutto il Risorgimento. Abbiamo tutti noi questa precisa responsabilità della memoria. Essa deve risaldare il pilastro essenziale dell'identità italiana. Nel 4 novembre vedo anche la responsabilità del nostro impegno civile. In questo grande paese, l'America, abbiamo forse una grande ragione in più, un'ulteriore ragione in più per avvertire questa responsabilità del nostro impegno. Poche settimane fa, alla libreria del Congresso, si è svolta una straordinaria conferenza sul rapporto intellettuale tra Gaetano Filangieri e Beniamino Franklin. Un esempio eloquente delle reciproche influenze tra il luminismo italiano e il luminismo americano. Influenze che hanno delineato principi fortemente condivisi tra i pensatori italiani di fine Settecento e i padri fondatori della Costituzione americana. Nella corrispondenza di Filangieri e di Franklin c'è uno straordinario punto di saldatura.
che riguarda il giudizio sulla bontà, bontà assoluta in alcuni casi, bontà relativa in altri, della legge e dell'attività di governo. Per il pensiero illuminista di fine Settecento, sia di Filangieri che dei padri fondatori, la bontà assoluta di una legge si realizza unicamente se essa risponde a principi etici essenzialmente connaturati alla natura dell'uomo, a principi etici riflessi da una dimensione che non può che essere la dimensione soprannaturale. Se quindi i valori della vita, della dignità dell'uomo, della libertà, trovano radici così profonde nella formazione stessa della società e delle istituzioni dell'Italia Unita e degli Stati Uniti, mi sembra che si debba riconoscere come l'impegno civile delle generazioni che ci hanno preceduto si riflette come un'intensa luce sulle responsabilità di tutti noi, italiani e americani. Sono le nostre istituzioni democratiche ad averci guidato e a continuare a dirigerci nella costante affermazione del valore assoluto della dignità dell'uomo. Vi è quindi un terzo attualissimo aspetto del 4 novembre di quest'anno, dell'anno che sta celebrando il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. La responsabilità dell'Italia nella stabilità, nella pace e nella sicurezza internazionale, in una cornice saldamente legata ai diritti inviolabili dell'individuo. Le forze armate italiane si sono in primis distinte come protagoniste di questo enorme sforzo. Lo sono la diplomazia, le organizzazioni di volontariato, tutta la società civile italiana. Responsabilità significa consapevolezza di un lavoro comune, di un superamento degli individualismi e per una posta in gioco che richiede soprattutto per i servitori dello Stato disinteresse, abnegazione e volontà collegiali, esattamente come le nostre forze armate sanno dimostrare nelle più difficili e dolorose circostanze nei diversi teatri operativi. A conclusione di questa santa messa mi sia consentito di sottolineare come nel valore della responsabilità si identifichino perciò con chiarezza i principi della nostra vita civile in un tutt'uno con gli insegnamenti della nostra fede. E per questo motivo le nostre preghiere, in occasione del 4 novembre, si concentrano sulla memoria di quanti si sono sacrificati e sulla certezza che il loro sacrificio ci impone di essere migliori cittadini e migliori credenti. Grazie.